della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione informale di rappresentanti FAVO, AIMAC, ROPI nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Serracchiani come da titolo, recante disposizioni concernenti esattamente come da titolo. Ricordo che l'audizione odierna sarà svolta consentendo la partecipazione in videoconferenza da parte di deputati che vedo collegati e anche degli auditi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverto altresì che l'audizione informale sarà trasmessa mediante la web TV della Camera, al netto che ci sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, ne predispongo l'attivazione. Presente per FAVO l'avvocato Elisabetta Iannelli, segretario generale, per AIMAC professor Francesco De Lorenzo, il presidente. Per ROPI interviene in videoconferenza la dottoressa Stefania Gori, presidente, e sono presenti il dottor Giordani, la dottoressa Gheorghita. Chiedo scusa. Ah no, è vero, sono presenti il dottor Stefano Giordani, segretario, e Silvia Gheorghita, è scritto giusto? Che però non è potuta essere presente. Perfetto, nel ringraziare i nostri ospiti, non avevo capito io, per la partecipazione, segnalo che le relazioni dovrebbero avere una durata circa di 5 minuti, do quindi immediatamente, ringraziandola, la parola all'avvocato Elisabetta Iannelli, segretario. Facciamo, mi dica lei? Bene, prego professore, l'ascoltiamo con piacere. Entrambi facciamo parte con ruoli diversi sia di FAVO che di AIMAC. Io sono stato il fondatore di AIMAC e poi anche il fondatore di FAVO, avendo avuto un'esperienza di malato di cancro nel 95, e quindi dal 97 dedico la mia attività a cercare di basare sulla mia esperienza di malato, ma poi anche di ricercatore e anche di legislatore, a vantaggio, a supporto dei nuovi bisogni e dei nuovi diritti ai malati di cancro. Quindi io parlo a nome della Federazione delle Associazioni di Volontariati in Oncologia, che è un'associazione di malati, di pazienti. E a me piace soprattutto sottolineare che il volontariato oncologico è un volontariato particolare, perché contrariamente ad altre forme di volontariato è costituito da malati che dopo l'esperienza della malattia che cambia la vita delle persone dedicano una quota parte della loro attività e della loro esperienza a cercare di fare in modo tale che chi si ammala dopo possa avvalersi dell'esperienza e del supporto di chi già ha superato la malattia. FAVO è la federazione che è nata nel 2003, quest'anno abbiamo festeggiato i 20 anni di attività, e si caratterizza soprattutto per celebrare la giornata nazionale del malato oncologico, che è stata voluta dal presidente Berlusconi su nostra richiesta, e che ogni anno celebra questa giornata presentando un rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici. Ne lasceremo una copia, un rapporto che praticamente è costruito da tutta la comunità oncologica, associazioni dei malati, FAVO, con le società scientifiche, con le università, con gli IRCS e così via. Quindi è un rapporto che tiene conto dell'esperienza dei malati validati dagli stessi ricercatori. Io in questa fase vorrei soprattutto fare un riferimento alla complessità del cancro, perché il problema del cancro, diciamo, è un problema che va visto da tutti i punti di vista, non soltanto da quello sanitario, ma anche il sociale, fortemente intrecciato con il sanitario, e anche da un punto di vista dell'impatto economico. E allora, grazie alle diagnosi precoci e anche ai nuovi trattamenti, oggi è cambiata la prognosi e la vita dei malati di cancro, perché oggi noi abbiamo in Italia 3.700.000 persone che vivono con una diagnosi di cancro, di cui ben 900.000, 1.000.000 sono guariti al cancro. Guariti al cancro significa che sono persone che potenzialmente possono tornare a una vita normale. Di questi, grazie anche ad alcuni sondaggi e indagini che noi abbiamo fatto con l'AIRTUM, si è potuto evidenziare che il numero delle persone che vivono questa esperienza e che la vivono attraverso le varie condizioni di vita, perché un malato di cancro è malato in fase acuta, malato in fase cronica, malato lungo vivente libero da malattie, persona guarita dal cancro. Comunque complessivamente le persone che sono in attività di carattere lavorativo dai 15 ai 65 anni sono ben 1.300.000 persone. Quindi diciamo che questa iniziativa che ha assunto il Parlamento è particolarmente importante, perché poi si deve calare nel contesto europeo. Io vorrei brevemente citare che sostanzialmente le iniziative di questa Commissione vanno nella direzione richiesta dalla Mission on Cancer e dal Piano Oncologico Nazionale. La Mission on Cancer è una delle 5 mission che l'Europa ha varato per affrontare le maggiori criticità
globali del mondo e di affrontare con anche quelle che sono le sfide sociali più rilevanti, perché pensi che le missioni si ispirano alla missione Apollo 11 che ha portato l'uomo sulla Luna. E perché si cerca di far questo? Si cerca di far questo per mettere insieme non soltanto gli aspetti relativi alla ricerca, all'innovazione, ma anche tutto quello che viene dal mondo dell'industria, dalla società civile, dal Parlamento e così via. E così tra le 5 mission, lotta al cancro è stata messa perché è una delle priorità mondiali. Oggi l'Europa dichiara che si tratta di epidemia del cancro. Tant'è vero che il piano oncologico nazionale è stato fatto per sensibilizzare gli Stati membri a allineare i piani oncologici nazionali a quello europeo. Allora perché noi oggi vogliamo sostenere questo? Perché la Mission on Cancer riconosce 3 fondamentali pilastri. Il pilastro relativo a prevenire tutti prevedibile, il secondo pilastro è ottimizzare la diagnosi precoce e il trattamento, la qualità della vita, cioè oggi si tende di affermare, noi l'abbiamo sempre affermato come associazione dei malati, poi ci sono associazioni dei malati e poi c'è l'attivismo civico. È bene distinguere le due cose, lo fa l'intesa Stato-Regione del 2019 quando disciplina le reti oncologiche, distingue l'associazione dei malati dall'attivismo civico per funzioni diverse, perché le associazioni dei malati partecipano per esempio alla definizione dei percorsi di diagnosi e trattamento, le associazioni invece di attivismo civico si occupano dei malati. Poi ci sono le associazioni dei malati e associazioni che invece parlano dei malati sulla base delle conoscenze che hanno, ma non perché sono loro stessi malati. Allora, ai fini di questo, noi che diciamo? Che sostanzialmente oggi non bisogna soltanto puntare a quanto vivono i malati di cancro, bisogna puntare su come e quanto vivono, e quindi la qualità della vita è fondamentale e quindi il ritorno all'attività produttiva è molto importante. Allora noi diciamo sostanzialmente una cosa, siccome è una commissione che ovviamente guarda anche al di là del confine di questa questione specifica, che noi abbiamo una seria condizione per i malati di cancro, perché in realtà la riabilitazione fino ai primi anni di questo secolo non era un obiettivo importante, perché non si guariva o comunque i cronici non avevano una vita normale di lavoro. Invece, siccome questo è cambiato, la riabilitazione oncologica è il punto centrale. Purtroppo noi che siamo nati nel 2003 proprio per la qualità della vita e per insistere sulla riabilitazione, perché la riabilitazione non è soltanto riabilitazione fisica, riabilitazione cognitiva, psicologica, nutrizionale, sessuale, che ciascuna di queste comporta infatti che i malati di cancro guariscono con disabilità più o meno grandi e molti di questi purtroppo per la mancanza di riabilitazione non tornano alla vita normale. E lo voglio dire alla Commissione Lavoro per far presente che oggi il numero delle domande che vengono accettate dall'INPS per l'inabilità e disabilità per i malati di cancro ha superato quelle delle malattie cardiologiche. Quindi noi ci troviamo di fronte, se non interveniamo con un'adeguata attenzione alla riabilitazione e al ritorno alla vita normale, ad avere la nuova disabilità di massa costituita dai malati di cancro guariti o cronici. Allora, da questo punto di vista noi plaudiamo a questa iniziativa e diciamo sostanzialmente una cosa, cerchiamo di modularla tenendo conto di quello che dice il piano oncologico nazionale, il piano oncologico europeo. Purtroppo quello nazionale non è allineato a quello europeo, noi l'abbiamo denunciato, lo vogliamo sostenere, lo diremo oggi anche alla Commissione Affari Sociali. Ma la questione più importante che noi vogliamo sostenere e che vogliamo dire a voi, che il piano oncologico e il piano, la missione, e poi finisco Presidente, il piano oncologico prevedono che la prossima strategia, questo lo dice il capitolo 6 del piano oncologico europeo, la prossima strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 è tesa a promuovere adattamenti ragionevoli sul luogo di lavoro per le persone con disabilità. A questo proposito sarà importante un ulteriore sostegno per adottare i modelli di lavoro per i pazienti oncologici sopravvissuti alla malattia che sono considerati persone con disabilità. Quindi il luogo di lavoro e le modalità aiuta molto, perché di fronte alla disabilità la modalità di lavoro può venire in conto per evitare che si perdino ore di lavoro e che si perdino anche attività formative. Quindi, Presidente, io voglio anticiparle una cosa, poi lo dirà Elisabetta Iannelli. Noi siamo nati come FAVO per la qualità della vita e devo dire che dal Parlamento abbiamo avuto sempre particolare attenzione. E l'Italia, e lo voglio dire perché è bene che il Parlamento lo ricordi, e oggi, grazie alle iniziative che il Parlamento ha fatto sollecitato da FAVO, siamo all'avanguardia per gli aspetti di tutela dei malati da un punto di vista sociale.
col ministro Sacconi, allora abbiamo ottenuto che nella legge Biagi fosse inserito il principio del diritto ai malati di cancro di passare dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello definito reversibile. Purtroppo oggi, siccome esiste ancora lo stigma, noi sappiamo che solo il 7% di quelli che potrebbero fare ricorrono a questo. L'altra questione molto importante che noi siamo riusciti a modificare, sempre con il ministro Sacconi quando era ministro del lavoro, siamo riusciti ad ottenere che rispetto a un anno e mezzo che era necessario, che interessava, che dovevano supportare i malati di cancro per avere il riconoscimento della disabilità transitoria, cioè nel momento in cui un malato di cancro fa la chemioterapia deve avere il riconoscimento di disabilità transitoria. Prima che ce ne occupassimo noi, siccome i certificati andavano alle ASL, passavano dalla Lombardia 3 mesi alla Calabria 1 anno e mezzo. Abbiamo fatto con l'INPS un sondaggio e Sacconi ha inserito una modifica sostanziale, cioè non più il certificato medico alle ASL, ma direttamente all'INPS. E da ora, oggi, hanno 45 minuti hanno questo riconoscimento. La ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Elisabetta Iannelli. Prego, avvocato Iannelli. Allora, grazie dell'invito. Un breve cenno semplicemente appunto quello che già diceva il professore riguardo non solo al piano oncologico europeo ma al piano oncologico nazionale, che è vero che è perfettibile assolutamente. Abbiamo lavorato al tavolo, siamo stati insomma, tra i partecipanti al tavolo di lavoro e abbiamo insistito perché appunto venisse declinato il discorso, il concetto di riabilitazione e miglioramento della qualità della vita anche in ambito sociale, anche perché in questo modo cerchiamo in realtà di fare un investimento e non di creare un delle persone che hanno sono dei costi per la società naturalmente e vi ho preparato comunque una memoria che ho già portato in copia che vi invierò alla commissione più tardi in via mail con indicazioni puntuali sia del piano oncologico europeo che del piano oncologico nazionale, dove tra gli obiettivi strategici è proprio messo ridurre il numero di persone attive che smettono di lavorare dopo il cancro, per fare un esempio, oppure realizzare interventi normativi per la tutela del lavoro di malati lungoviventi guariti dal cancro e caregiver, attenzione, perché anche il caregiver lavoratore ha delle esigenze di conciliazione di tempi di assistenza con tempi di cura. Abbiamo, e anche questo ho fatto un riferimento, indagato anche quelli che sono i costi sociali diretti e indiretti della malattia oncologica con 2 indagini, la seconda anche pubblicata su riviste scientifiche e svolta da FAVO insieme al CNR, la prima con il Censis, in cui viene evidenziata la perdita diciamo di reddito lavorativo e addirittura in molti casi addirittura di perdita di posto di lavoro sia del malato oncologico che del caregiver oncologico e questi sono dei costi che poi ricadono comunque sulla società, non solo sull'individuo o sul contesto familiare della persona malata di cancro. E la gravità della situazione, della mancanza di tutela sostanzialmente pressoché assoluta per i caregiver che siano liberi professionisti o lavoratori autonomi e per invece una tutela comunque largamente insufficiente alle esigenze per il lavoratore autonomo o libero professionista, artigiano o commerciante che si ammali di cancro, perché lì si arriva in una condizione veramente di rischio povertà, di fragilità importante. Abbiamo promosso non solo un'adeguata informazione per aiutare i malati e anche i datori di lavoro con strumenti operativi, ho lasciato qui e mi sono permessa di portarvi delle copie del libretto sui diritti del malato di cancro che ha un capitolo di circa 20 pagine su tutti gli strumenti di tutela che attualmente, e ringraziamo il nostro sistema, esistono e sono vigenti, che vanno ovviamente conosciute e che possono essere utili anche rielaborazione o integrazione dei testi che attualmente sono all'esame di questa commissione. Da tanti anni avevamo come auspicato una normativa specifica per i lavoratori malati oncologici, un po' sulla falsariga di quella che fu negli anni 70 la normativa sulla malattia di tubercolosi, sia per affinità, perché quella era una malattia endemica all'epoca che per fortuna ha portato a guarigione e quindi speriamo che lo sia anche per il cancro, sia perché un testo specificatamente costruito sulle proprio esigenze di questo tipo di patologia, che è una patologia acuta ma che poi cronicizza o guarisce, è molto simile a quella che è stata diciamo l'evoluzione della TBC. Oltretutto, se abbiamo fatto bene i calcoli, ci sono circa 1.200.000 persone che hanno avuto una patologia oncologica e sono nella fascia di età produttiva, lavorativa, quindi è un numero rilevante di persone. La tutela dei lavoratori subordinati, sia malati che caregiver, è buona,
non lo è, come dicevo prima, quella dei lavoratori autonomi. E nella 17ª legislatura, grazie all'onorevole D'Arienzo, fu presentato un primo proposta di legge atto Camera 3324, e poi nella 18ª siamo stati anche auditi da questa commissione sui 5 proposte di legge, che in parte sono le stesse che vengono ripresentate e che sono all'esame oggi, proprio per cercare di migliorare e soprattutto di omogeneizzare anche la tutela del lavoro per questa fascia di popolazione, che diventa una fascia di popolazione fragile, che invece ha delle potenzialità che vanno e delle competenze che vanno preservate e, se possibile, anzi valorizzate. Ho quindi nella memoria che vi lasciamo sintetizzato in punti elenco, per brevità e penso per facilità di lettura, quelle che sono le nostre istanze, e ovviamente con disponibilità, se necessario, a discuterne anche con l'ufficio legislativo. E in particolare vorrei solamente scorrere più rilevanti. Cioè, la prima è omogeneizzare il periodo di comporto per tutti i lavoratori dipendenti, equiparando privati e pubblici, perché sappiamo essere differenti. Questo, insisto, l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore che il comporto è in via di esaurimento, perché è difficile calcolare, soprattutto tra assenze per malattia, congedi, permessi per 104, fare un conto e rendersi conto che il comporto sta per esaurirsi. Quindi dire al datore: guarda, entro, quando sono 30 giorni dalla fine del comporto, ce lo dici. Prevedere, se possibile, un comporto lungo rispetto al comporto ordinario per patologie oncologiche gravi e croniche, perché si tratta di esigenze naturalmente diverse rispetto a un'influenza ricorrente, a un mal di testa, a un mal di pancia. E se non è possibile, prevedere però una contribuzione almeno figurativa nel periodo di aspettativa non retribuita, perché non prevedere neanche la contribuzione figurativa diventa un problema importante per il lavoratore. Nel computo del periodo di comporto bisognerebbe escludere, come fanno molti contratti collettivi, i giorni di ricovero ospedaliero o di hospital per le terapie salvavita, perché è previsto dalle migliori contrattazioni, soprattutto nel pubblico impiego. Sarebbe bene che fosse previsto per tutti i lavoratori senza distinzione di comparto. Prevedere esplicitamente il divieto di lavoro in orario notturno, che attualmente è previsto esplicitamente per il caregiver di una persona con handicap grave, non è altrettanto invece per il lavoratore in prima persona, che deve passare attraverso una visita dal medico competente per avere questa esenzione, mentre sarebbe molto semplice: se ha un handicap grave, se ha una patologia oncologica in trattamento, è chiaro, quella è un'attività particolarmente faticosa, quindi un'esclusione per legge. Nella revisione del congedo retribuito di 30 giorni per cure agli invalidi con invalidità superiore al 50%, come in alcune proposte di legge in esame, che vogliono aumentarlo a 45 giorni, c'è un problema, c'è un vulnus, nel senso che questo congedo, mentre nel pubblico impiego i lavoratori riescono a ottenerlo, nel privato molto meno, perché è a carico del datore di lavoro, non rientra nell'assicurazione INPS. E quindi, ovviamente, pur essendo un diritto sancito da una legge perfettamente vigente, i lavoratori trovano difficoltà, perché il datore deve sopportare un peso che non indifferente di 30 giorni all'anno di retribuzione in assenza di prestazione lavorativa. Equiparare i giorni di assenza per visite, esami diagnostici, anche di sorveglianza attiva e di follow-up, e per trattamenti riabilitativi ai giorni di assenza per malattia, perché questa è un'esigenza importante e ricorrente per i malati oncologici. Se possibile, aumentare il periodo previsto per l'indennità di malattia dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, che attualmente, se non sbaglio, è di 61 giorni all'anno. Voi capite bene che per una malattia oncologica 61 giorni non sono nulla. Per quanto riguarda le libere professioni, dove è evidente che il Parlamento può entrare fino a un certo punto, prevedere magari un atto di indirizzo anche qui per omogeneizzare e garantire interventi minimi di assistenza da parte delle casse riguardo ai liberi professionisti che sono iscritti. E infine coordinare le norme a tutela del lavoratore caregiver, che sono contenute in diversi testi normativi, e in ogni caso prevedere sempre il coinvolgimento attivo delle associazioni dei pazienti per quanto riguarda del volontariato oncologico nelle attività, appunto, sia di approfondimento, di istruttoria, che di comunicazione e informazione dei diritti per le persone con patologie oncologiche. Grazie. Grazie, prego il dottor Stefano Giordani. Bene. Ci mancherebbe. Grazie per la vostra presenza. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.
Bene. Grazie. Perfetto. Grazie, prego dottor Giordani. Buongiorno. E dunque dovrebbe collegarsi la dottoressa Gori. Eccolo, dottoressa Gori, perfetto. No, volevo solo ricordare, rispetto a quanto ho appena sentito, e cedo immediatamente la parola, che tra l'altro c'è una, sta galoppando fortunatamente, una proposta di legge, delle proposte di legge, su quello che è l'oblio oncologico, che secondo noi è un tema altrettanto importante. E quindi dovremmo essere giunti ad un testo unico e dovremmo insomma cercare di votare la proposta con eventuali emendamenti entro qualche giorno barra settimana. Prego. Grazie Presidente per questa convocazione di Ropi. Faccio vedere pochissime diapositive, ho già mandato la minuta per una vostra quindi ampia disamina di quello che Ropi chiederà. Ropi è una rete di associazioni di pazienti oncologici e caregiver che è stata tra le prime che si è occupata proprio di quello al quale lei faceva riferimento, cioè di far sì che in Italia ci fosse una legge sul diritto all'oblio per i pazienti oncologici. Infatti uno dei nostri obiettivi è anche quello di essere vicini ai bisogni dei pazienti e nel 2021 abbiamo iniziato con l'Europarlamento questa mission di Ropi di puntare l'attenzione sul diritto all'oblio, che tra l'altro era molto sostenuta ed è molto sostenuta dalla comunità europea. E siamo arrivati quindi a far depositare il primo disegno di legge a febbraio del 2022 al Senato. Oggi speriamo che con la nuova legislatura si possa arrivare, come lei già ha accennato, ad una legge sul diritto all'oblio che può togliere quelle discriminazioni in termini di accesso al lavoro, ai mutui bancari, alle assicurazioni sulla vita, alle adozioni che ancora esistono tra i pazienti oncologici. Innanzitutto, per quanto riguarda questa audizione relativa alle proposte di legge che qui sono riportate, Ropi non può che dire grazie, grazie quindi ai deputati che hanno presentato queste proposte di legge relative alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato. Perché? Perché ancora oggi è differente quanto previsto per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato ed è differente quanto previsto tra impiegati, per esempio, ed operai. E poi in queste quattro proposte di legge viene anche evidenziato e proposto un aumento delle ore di permessi retribuiti all'anno. Avanti. Queste sono le quattro proposte di legge, Serracchiani, Cornaroli, Gatta e Rizzetto, che Ropi ha esaminato con attenzione. Comunque tutte e quattro le proposte propongono un aumento del periodo di congedo con conservazione del posto di lavoro anche per i pazienti oncologici che arriva a 24 mesi, e quindi noi siamo perfettamente d'accordo con questo, con tempi di applicazione per i pazienti oncologici che sono immediati dalla data dell'eventuale entrata in vigore della legge. Ci sono alcune differenze per quanto riguarda la retribuzione del congedo. Nella proposta Rizzetto viene data appunto una sì per quanto riguarda la retribuzione del congedo, nella proposta Serracchiani viene fatto un richiamo alla NASPI. Così come non è computato a fini pensionistici questo congedo nelle varie proposte, ma è possibile poi un riscatto a fini pensionistici. Inoltre ci sono delle differenze per quanto riguarda l'aumento delle ore per permessi retribuiti all'anno. Le richieste di Ropi quindi sono per il periodo di congedo massimo di 24 mesi sul quale concordiamo di prevederne la retribuzione, di escludere dal computo i giorni di ricovero ospedaliero o in the hospital per curi o trattamenti antitumorali e di escludere i giorni di terapia ambulatoriale.
e inoltre di prevedere per i lavoratori autonomi un indennizzo adeguato. Infatti per i lavori autonomi le garanzie e i diritti sono meno tutelati rispetto a quello dei lavoratori pubblici. Per quanto riguarda le ore per permessi retribuiti all'anno, che nelle varie proposte vanno a più 10 rispetto a quanto oggi previsto, a più 20 l'anno rispetto a quanto oggi previsto, dobbiamo però sottolineare che potrebbero essere ancora insufficienti in alcune situazioni cliniche, come anche prima faceva riferimento il professor De Lorenzo, come per esempio in caso di necessità di riabilitazione fisica o psicologica. Ci possono essere pazienti che, terminato il trattamento attivo antitumorale, possono avere delle problematiche che possono perdurare negli anni e possono anche impedire un adeguato reinserimento lavorativo. Una recente analisi che è stata fatta dall'Università di Torino ha evidenziato ad esempio come un paziente oncologico su 6 alla fine rinuncia al posto di lavoro per le difficoltà che trova anche dal punto di vista burocratico legislativo. E quindi sarebbe importante prevedere la rivalutazione della congruità delle ore di permesso caso per caso. Sottolineando sempre la disponibilità di ROPI per ogni convocazione, la disponibilità di ROPI e di tutte le associazioni collegate per contribuire a diffondere l'informazione relativa a quanto di buono può essere fatto anche a livello legislativo, do la parola per le conclusioni al dottor Giordani, che è segretario nazionale ROPI ed è presente presso l'Aula. Grazie. Bene, grazie Stefania, grazie onorevole Rizzetto. E io prenderò un minuto e mezzo, perché concordiamo ovviamente su tutto quello che è stato detto e la problematica è stata esposta molto chiaramente, ma per focalizzare sulle possibili soluzioni. Cioè, vale a dire, non c'è dubbio che il numero delle persone guarite da cancro che tornano al lavoro è in aumento costante, questo lo dicono tutti i dati epidemiologici, e non c'è dubbio che noi dobbiamo fare i conti con una nuova categoria di lavoratori che sono i pazienti lavoratori, cioè persone che in realtà tornano a lavorare ma non sono ancora guarite né da un punto di vista, perché fanno ancora terapie, anche se sono terapie preventive, ma ormai per molti anni questo è il trend, ma nemmeno, e che è più grave, da un punto di vista soggettivo, cioè si percepiscono ancora come malati. E da una parte abbiamo un follow up oncologico che è sempre meno sostenibile per gli oncologi, perché i numeri aumentano e il tempo da dedicare ai pazienti è poco. Dall'altra abbiamo i medici competenti, su cui vorrei un attimo, io faccio l'oncologo, sono anche medico del lavoro, sono 15 anni che mi occupo di ricerca e di proposta di modalità di reinserimento lavorativo per i pazienti oncologici, quindi è un tema che all'interno di ROPI abbiamo affrontato direttamente attraverso l'associazione Onconauti. E abbiamo il medico competente che si trova privo di strumenti a dovere a definire un percorso. Allora, è chiaro che i temi sono due. Da una parte dobbiamo sicuramente dare tutti gli strumenti ai pazienti perché la mansione lavorativa diventi sostenibile, ma dall'altra dobbiamo anche fare una cosa che manca, e cioè dobbiamo identificare, creare dei percorsi di reinserimento lavorativo che comincino dal follow-up, perché il follow-up non può rimanere un percorso di cura della malattia, deve diventare un percorso di cura della persona. L'oncologia integrata è la branca che si occupa di questo. Noi stiamo lavorando con diverse regioni, con l'Emilia Romagna, con la Sicilia, con ultimamente il Lazio ha cominciato un rapporto proprio per fare questo, attraverso l'associazione Onconauti, che ha il know-how adeguato, offrire dei percorsi di cura della persona paralleli al percorso di follow-up oncologico, quindi trasformarlo in un percorso di miglioramento dello stato di salute, che poi si traduce anche in un miglioramento degli outcome, dei risultati finali della malattia, perché migliorare lo stile di vita significa anche avere un ridotto rischio oncologico. Quindi non c'è dubbio che questo aumentare i permessi orari, aumentare il comporto, può diventare un formidabile strumento che migliora la qualità di vita dei pazienti oncologici, purché vengono rispettate due condizioni. Primo, venga considerata anche la fattispecie del reinserimento lavorativo
Quindi ci deve essere la possibilità di utilizzare questi permessi anche per andare dallo psicologo, per fare dei percorsi di miglioramento dello stato di salute, anche fosse solo andare in palestra dal nutrizionista, ma tutte cose che hanno un peso enorme, rilevantissimo nella ripresa. Perché altrimenti, come dimostrato dallo studio che abbiamo promosso a Bologna, abbiamo condotto assieme all'ASL Bologna, intervistando tutte le donne operate al seno in un anno in tutti gli ospedali dell'ASL, quindi più di 800 donne in età lavorativa, e la metà di queste donne rientra al lavoro e in modo problematico, non è ancora in grado di svolgere la propria mansione, e a distanza di un anno la situazione non migliora, cronicizza. E una percentuale che è piccola, ma visti i numeri non è assolutamente trascurabile, 6%, non rientra più al lavoro completamente. Quindi noi dobbiamo, secondo me, trovare il modo di finalizzare questi permessi, di dare alle persone lo strumento, perché altrimenti non lo faranno, per utilizzare non solo per curare la malattia questi permessi, cosa fondamentale, ma anche per effettuare attività riabilitative. E dobbiamo connettere due mondi totalmente scollegati, quello del follow-up oncologico e quello dei medici competenti nelle aziende. Io credo che le nostre esperienze preliminari che abbiamo condotto con alcune grandi aziende ci mostrano che offrendo dei percorsi anche online, psicologo, nutrizionista, docente di yoga, mindfulness, a lavoratori con difficoltà di rientro, c'è un miglioramento enorme nell'arco di pochi mesi. Questo costa poco, l'abbiamo scientificamente validato, è allineato con tutte le esperienze internazionali, e quindi credo che dobbiamo imparare a vedere anche dal punto di vista della legislazione la situazione in una maniera più olistica, più onnicomprensiva. Ecco, e la seconda condizione è l'informazione. I pazienti devono essere informati fin dall'inizio che i trattamenti oncologici possono guarire, danno un rischio per la ripresa del lavoro e su quali sono gli strumenti per ridurre questo rischio. Fortunatamente ce ne sono. Io vi ringrazio. Grazie. Allora, mi pare che non ci siano né da parte dei deputati collegati né da parte dei deputati presenti delle domande. Allora io vi ringrazio per queste audizioni, sono state molto importanti. Tra l'altro, oltre alla collega Zurzolo, c'è anche il relatore, il collega onorevole Andrea Giaccone, che penso abbia, anzi ne sono certo, ha preso buoni appunti di quanto ci avete riferito. Vi ringrazio ovviamente per quello che fate quotidianamente, e quindi possiamo aggiornare le nostre sedute al pomeriggio. Grazie. Grazie.